Benvenuti a C'è di più. In questa puntata vi presentiamo la storia di un viaggio che per un gruppo di ragazzi della Val Fontanabuona è diventato anche un viaggio di vita. Un pellegrinaggio a Firenze scandito dall'incontro con alcune persone particolarmente significative, dai monaci della Fraternità di Gerusalemme a chi è stato allievo di Don Lorenzo Milani, da chi ha conosciuto personalmente Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze, a chi continua ancora oggi a vivere il proprio impegno in politica servizio del bene comune. Un viaggio dunque arricchito da queste storie di vita e di fede che gli stessi giovani hanno raccolto e condiviso con noi. Vediamo. Pronti, pronti per fare il filmato, il video, signori, la pista. Bello sguardo di straniero, su di un passo incerto e fiero, come la sua vanità. Aveva tanti dubbi da difendere, una carriera da brillante nullità. E soprattutto un cuore inquieto, ferito e mai del tutto ricucito. Scese dunque a piedi in strada per aprirsi al mondo intero come un riccio di castagna. E nell'acqua che chiedeva né veleno né cuccagna, ma forse un sorso vero del minerale che cercava da sempre, di quel sole nascosto fra le tende. Prese una meta al suo sentiero, non più vagabondo ma camminante, nadate turbe adelante, la strada farò con l'andare, finché terra avrò sotto il bastone. Ultreia, camminante, quanta polvere impasta al sudore, ma la strada farò con l'andare, finché terra avrò terra da amare. Vide l'alito di Dio sui cristalli del mattino e tra le fiaccole del vespro. Udì il canto di ogni cosa, diede un nome ad ogni rosa intarsiata sull'asfalto. Da un Dio romantico ed impertinente, imprevedibile come l'alba d'occidente, che lo nutrì di salmi e stelle, e più fuggiva più lo amava. Ma dopo fieno, mappe, traffico, fagiani, cani e uomini, castelli e topolini. Dopo fiumi e gas di scarico, le tame spine. Visto che stiamo per entrare, cosa ti aspetti? Ma mi aspetto di conoscere la loro vita, come un frate all'avanguardia. Cioè, è interessante un po' questo modo di questo stile di vita. Mi da questa esperienza, cosa vi aspettate da questo ascolto? Da questo ascolto, parole importanti per la mia vita. Ayanna, dici qualcosa? Non lo so, io sono molto contenta. Parto positiva. Bene, quindi qualcosa ci sarà. Sono piuttosto incuriosito. Non so bene cosa aspettarmi, meglio prestarci all'ascolto senza troppe aspettative, però insomma sto fremendo abbastanza all'idea di conoscere queste persone che hanno scelto una vita così, così radicale. Hai fatto il monaco forse? Silenzio! Sono personalmente convinto che oggi si possa trovare nell'ipertrofia di parole, di musica, di rumore, di canzoni, di televisione, una delle cause maggiori dell'ateismo moderno. Mancanza di silenzio, causa dell'ateismo moderno.
perciò di primaria importanza che siano aperti dei luoghi di silenzio e di contemplazione come porti di raccoglimento e di pace, non solamente in piena campagna o in mezzo ai boschi, ma nel cuore della città. Che siano posti tappeti di orazione e di adorazione silenziosa in mezzo all'asfalto della metropoli. Ecco, questo è un po' il senso anche della nostra monaci e monache della città. Non è facile veramente vivere il silenzio, vivere con lui, talmente, talmente forte. Infatti anche nel processo a Gesù, quando non rispondeva, una parola dedicata un po' ai giovani che si apprestano un po' a vivere la società da protagonisti, a conoscere anche le difficoltà ma anche le gioie del nostro tempo. Ma quello che mi viene spontaneo da dire lì per lì è proprio il fatto di, come diceva Giovanni Paolo II, di non avere paura anche di prendere dei rischi, perché in qualche modo penso che un po' il bello della vita sia proprio quello. A volte magari si vanno a cercare esperienze estreme, però si ha paura poi di prendersi delle responsabilità, delle piccole responsabilità, e soprattutto di prendersele a lungo termine. E invece questo secondo me è una cosa importante da tenere presente nella propria vita, il fatto che comunque qualsiasi scelta uno faccia implica dei rischi, delle incognite, ma è proprio l'affidarsi al Signore che fa sì che possiamo riuscire in questa scelta. Se uno si basa solo sulle proprie forze, ovviamente sa di non essere sufficiente, di non avere le forze necessarie per prendersi in qualsiasi impegno, ma il fatto di contare sul Signore, questo si aiuta molto, quindi effettivamente la vita di fede è proprio, diciamo, il sostegno più grande che possiamo avere. E quindi appunto prendersi una responsabilità è anche bello, è impegnativo, ma è quello che ci costruisce poi giorno per giorno. Questo. Grazie. Danza di umanos, e non teia, e sueia. Danza di umanos, e non teia.
diventare più grandi di me non è difficile. Quando i ragazzi escono di casa e fanno esperienze nuove che poi possono insegnarmi, diventando in qualche campo più competenti di me. A questo punto il più adulto fra noi è quello che porta argomenti più validi, cioè quello che ha pensato quella questione più a fondo e con più amore. Ed è una gioia per me cedere davanti a un figliolo che ne sa più di me. Ricordati però che questo caso è raro, perché come dice la poesia di un bambino cubano, il niño che noi studiano è sbor rivoluzionario. I ragazzi qui studiano e pensano, ma anch'io studio e penso con loro, perché il maestro che noi studiano è ben autoritario. Normalmente arriviamo alla verità insieme. Quando rimane qualche divergenza, il bene che ci vogliamo ci aiuta a risolverla e a convivere senza tragedie. Perché questo bene è fatto di rispetto reciproco. I ragazzi non mettono in discussione chi ha un'esperienza più lunga e io a mia volta non dimentico che un'esperienza più breve ma più recente ha una garanzia di maggior verità perché il mondo progredisce. Il parlarsi fonde queste due ricchezze. Io so tutto quel che sanno loro e loro sanno tutto quel che so io. È per questo che così spesso le nostre volontà coincidono. Cosa penseresti che direbbe Don Milani a noi giovani di questo periodo? No? Io lo so benissimo cosa mi direbbe, perché lo dico a tutti: non rassegnatevi, la rassegnazione è un peccato mortale. Non dovete rassegnarvi. È difficile, no? Ma dovete rombarvi. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Andare a fondo, prendere l'impegno e portarlo avanti, anche se è scomodo, scomodo e scomodante. Ok? No, grazie a voi. Il quartiere no, l'ha fatto lui intero, non è che è facile fondare un quartiere. Un quartiere che viene da lui, sempre portare un tosto verso la gente, capire, scapolo. Viveva dentro il piazza San Marco. Siamo stati questa mattina. È nato per tutto il periodo, molto vicino alla chiesa. Si può venire così, un po' prete, nel senso buono. Poi ce ne sarebbe da dire. Alla prossima. Grazie. 38. Giorgio Lapira. Cosa di là? Ma te sai più storia di me. Siete di Firenze voi? Io sono di Firenze. Mai sentito parlare di Giorgio Lapira? Sì, il nome, però io proprio sono ignorante. Sinceramente. Io un po' ignorante. Conosci Giorgio Lapira senza dire di pagare niente, ragazzi. No, le parole. Veramente, no, conosco via la fiera, conosco tutto, non conosco. Don Milani invece? Da due anni, ragazzi, conosco, sinceramente non c'ho la vostra cultura, ho la stessa cultura, poi ce la vedo. English? No, Giorgio La Fiera. No, they were new. Sorry. Don Milani, sì, su quello ci sono. Sì, ci sei? Sì. Allora, no, mi sta anche gli scout dove faceva lui lezione Don Milani ai bambini e poi insegnava tutte le materie e in più gli dava una sua opinione, diciamo, non sua, cioè gli faceva fare un pensiero critico ai bambini. La chiesa non era proprio, era un po' esclusa e quindi l'hanno mandato in Sumonti a insegnare. Questo è quello che so proprio, generale, semplice. Grazie. È un personaggio gradevole, bello, giovane, eternamente giovane, perché la giovinezza è un segreto
è un segreto spirituale, capito? Questo è stato molto giovane. Lui non poteva sentire lamentarsi neanche per... I poveri per lui erano i suoi interlocutori, lui era un povero, nel senso di libero, senza non ha mai rimpianto, era una povertà dono, dono, anche questo dono dello Spirito Santo. Qual è la beatitudine di La Pira? Ma io dissi, ma i furi di cuore, certamente, oppure, ma tutte. Perché alla fine è stato povero in spirito, puro di cuore. Noi siamo venuti a Firenze per fare un pellegrinaggio come gruppo giovani, per approfondire tre parole e il rapporto che c'è tra di esse, dialogo, parola e silenzio. E vorremmo sapere, conoscendo tramite lei la figura di La Pira, quale di questa forse può rappresentarlo di più, oppure se tutte e tre sono in qualche modo parola, dialogo e silenzio. In quale modo parola, dialogo e silenzio. In quale modo possono emergere dalla vita di La Pira e quale di queste forse emerge di più? Ma lui ha avuto anche il silenzio. Il silenzio come dimensione intima, religiosa, di un rapporto con Dio particolare. Certamente c'è anche il silenzio, ma c'è anche il dialogo, perché i colloqui del Mediterraneo, i colloqui che lui ha avuto con tutti i popoli, è un tema di fondo. Va nel Vietnam nel 65 e propone e ottiene da Ho Chi Minh, ancora oggi se lo ricordano, Primicerio, che era con lui, era un ragazzo giovane che lui portò dietro la fisica, e loro presentò dicendo: questo è il mio esperto di fisica nucleare. Quando andò in Vietnam, diceva Primicerio che in un convegno ultimo, lui è un professore di matematica a livello internazionale, Primicerio, in un convegno ultimo lo ha avuto, non so dove, all'estero, e si sono avvicinati lei con La Pira, quando è andato da Ho Chi Minh, perché questi erano... Lo capirono subito La Pira, e ottenne allora da loro le condizioni che poi furono quelle che accettarono gli americani 10 anni dopo, con 10 anni di bombardamenti terribili nel Vietnam. La Pira era per queste soluzioni, per parlare, incontrarsi, e quindi il colloquio è una dimensione importantissima, e la parola. Oggi siamo in compagnia della consigliera comunale Serena Perini, consigliera comunale di Firenze, e una prima domanda che io volevo proporle era quella: qual era l'aspetto, secondo lei, di Giorgio La Pira, che lei tiene particolarmente a cuore nel ruolo della sua, diciamo, amministrazione del territorio? Ecco, io sono la presidente della 7ª commissione del Comune di Firenze, che è la commissione che ha come temi pace, solidarietà, diritti umani, immigrazione e relazioni internazionali e pari opportunità. Quindi per me La Pira è un grande maestro, perché di fatto è stato La Pira a aver dato a questa città la vocazione che ha oggi, cioè la vocazione di pace, di dialogo, di solidarietà, perché La Pira aveva proprio come primo punto i poveri. Quindi dare un lavoro ai poveri, dare una casa ai poveri, e lui veniva subito dall'immediato dopoguerra, e quindi c'era tanta necessità di questo. E anche per quanto riguarda la pace, lui ha voluto davvero creare un movimento intorno a sindaci di tutte le città del mondo, perché lui diceva che la pace parte dalle città per arrivare poi alle nazioni. E con i suoi grossissimi seminari, i suoi grossissimi convegni in cui invitava tutti i sindaci delle città del mondo, è riuscito a mettere nella stessa sala sindaci che erano nella seconda guerra mondiale, si erano combattuti contro, e è riuscito a mettere sindaci di città, di città che ancora avevano un conflitto in corso.
e oggi noi vogliamo ripetere la stessa esperienza. Siccome è il 60° anniversario proprio da questo incontro dei sindaci che la Pira ha fatto, stiamo organizzando per novembre, subito dopo la visita che avremo del Papa qui a Firenze, stiamo organizzando questo grossissimo convegno con tutti i sindaci delle città del mondo e abbiamo invitato soprattutto i sindaci delle città che sono coinvolte oggi nei conflitti, quindi israeliani, palestinesi, siriani, libanesi. Abbiamo davvero cercato di invitare i sindaci che possono incontrarsi, essendo contrari possono davvero aprire un dialogo. Questa è Firenze di La Pira. Visto che il nostro pellegrinaggio è incentrato su tre parole, che sono silenzio, parole e dialogo, volevamo chiederle com'è che si crea o comunque com'è strutturato il dialogo con i giovani proprio qua di Firenze. Allora, intanto in Consiglio Comunale abbiamo molte rappresentanze di giovani, anzi questo è un Consiglio Comunale particolarmente giovane e proprio perché i giovani che si impegnano in politica nella città di Firenze hanno davvero voluto rappresentare, hanno davvero voluto essere rappresentati da qualcuno all'interno del Consiglio Comunale. E ci sono tantissimi ragazzi giovani, ma sotto i 30 anni, e questo è un augurio che faccio anche a voi, cioè di riuscire a trovare persone, a parte il nostro assessore che è già assessore, di riuscire a trovare persone che vi rappresentino nei vostri uniti, alle quali potete chiedere, dalle quali potete far rappresentare le vostre istanze, i vostri bisogni, i vostri pensieri. E questo è l'aspetto bello anche che la Pira ha saputo dare alla città di Firenze, cioè di pensare davvero che i giovani possano avere voce nei comuni e nelle città. That was when I ruled the world.